Ciao amici, buongiorno a tutti. Andiamo un attimo a vedere questa pillola, questo piccolo tutorial su Facebook, per poter gestire, i nostri amici. Allora, vado a cliccare sotto la mia copertina di Facebook, sul mio diario, Amici. E qui mi si apre tutto l'elenco dei miei amici. Naturalmente io adesso ho cambiato qualche spunta per farvi vedere, ad esempio, come si fa per suddividere gli amici. Questo a che cosa serve? Serve se io voglio condividere una foto personale. Una qualsiasi cosa che però non voglio far vedere ad altri amici, che so, magari una foto di bambini e la voglio far vedere soltanto agli amici stretti, no? Oppure altre cose, ma una qualsiasi altra cosa. Io posso suddividere, adesso prendo ad esempio Giuliana, vedete Giuliana, c'è una stelletta, clicco sopra, vedete si apre la tendina. E qui decido, tra le altre cose, anche di ricevere le notifiche. Se non voglio riceverle, basta togliere la spunta. Siamo comunque amici, ma non ricevo le notifiche. Adesso questo non è il caso, di Giuliana. Giuliana ce l'ho come amici stretti. Faccio una prova, guardate, se io tolgo la spunta, ci clicco sopra, Giuliana mi diventa amici normali, no? Per rimetterla ad amici stretti, clicco. Ed ecco qua. E via via, naturalmente ho, ecco, mia figlia, eccetera, amici stretti, quindi posso decidere chi mettere come amico stretto. Luigi, il mio amico Luigi, voglio metterlo anche perché ogni tanto poi bisogna riguardare perché magari senza volerlo si cambiano le cose. Se io voglio metterlo amico stretto, ecco qua, e appare la stelletta. Poi ci sono anche i conoscenti, facciamo una prova qui con Luigi, clicco sopra e vedete appare questo, no? E Luigi adesso è un conoscente. E poi ricambio. Quindi questo serve per la privacy. Per la privacy, in questo modo noi suddividiamo tutti gli amici come vogliamo noi. In modo che quando condividiamo possiamo scegliere, adesso torno un attimo sul diario per farvi vedere, posso scegliere con chi condividere le mie foto e le mie informazioni. Un esempio pratico, ecco, io ho messo questa foto dove c'è anche mio nipote e qui la privacy. La posso cambiare mentre sto condividendo. Adesso vi faccio vedere qui, vedete? Io ho condiviso con amici eccetto conoscenti. Quindi tutti gli amici che ho messo come conoscenti non vedranno questa mia foto. Ok? Fino a qui ci siamo. Vi faccio vedere un'altra piccola cosa e poi per questa pillola chiudiamo. Allora, anche questo è molto importante. Adesso sono andata sul diario di Giuliana, della mia amica Giuliana, per fare un esempio. Qui vedete, me la indica come amica stretta. Qui c'è questa spunta, segui già. Significa che io seguo Giuliana perché volendo posso anche togliere la spunta e non seguirla. Ma che significa non seguirla? Siamo sempre amiche e io se vado sul suo diario posso vedere tutto. Però se io vado a togliere questa spunta, ecco, si è svegliato il mio computer, vedete mi dice impostazione predefinita, oppure non seguire più Greta. Proviamo. E vedete che si è tolta la spunta e c'è scritto solo segui. Quindi se io voglio continuare a seguirla, adesso riapro la tendina, anzi clicco solo e vedete mi dà già segui già. Ecco,
Quindi se non la seguo non mi arriveranno le notizie sulla home, quindi non vedrò gli avvisi dei suoi post, questo significa seguire o non seguire, però se vado sul suo diario posso vedere tutto, eh? Quindi la spunta serve a seguire, nel senso che a vedere tutti i post che mette. Questa cosa è utile anche se abbiamo un amico, per esempio, che mette tipo 100 post al giorno, no? E non mi va perché poi mi ritrovo sulla home, sugli avvisi, i suoi 100 post e poi mi perdo quelli più importanti, no? Que serve a questo, questa spunta, ok? Ok, torno sulla mia pagina del diario. Ok, per questa piccolo tutorial su Facebook e sulla privacy riguardo agli amici, abbiamo finito. La prossima volta vediamo qualche altra cosa. Ciao a tutti!